E il Potenza c'entra, come dicevamo, la prima vittoria stagionale, può tirare un sospiro di sollievo contro la Fidelissandria, allenata da mister Panarelli. La formazione rossoblu vince 2-0. Mister Gallo alle prese con le assenze, deve rinunciare ancora a Romero per infortunio, agli squalificati Ricci, Matino e Salvemini. In attacco dal primo minuto si rivede Baclé, non ancora al top della forma, al fianco del giovane Sessa. Pochissime emozioni al Viviani, soprattutto nel primo tempo, in una gara che mostra tutte le insicurezze delle due squadre in campo. Le due compagini infatti sono contratte e nervose, spaventate di commettere un qualsiasi passo falso. Ciò si traduce in una gara poco emozionante, in cui l'unica vera occasione da registrare è una traversa ad opera di Baclé al 41esimo, che incorna bene la sfera sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa ancora Potenza alla ricerca del vantaggio, al 53esimo colpo di testa in tuffo di Zampa dagli sviluppi di un corner, la sfera prende clamorosamente la base del palo. Dopo due minuti, ennesimo legno per la squadra di Gallo, con la sfera che impatta la traversa su deviazione fortuita di un difensore ospite. Azione fulminea del Potenza che sblocca la gara, ottima l'azione personale di Guaita che dribbla due avversari sulla fascia destra e serve con un cross preciso Costa Ferreira che tutto solo infila Dini, questo al minuto 60. Reazione pugliese al 71esimo, incredibile errore dell'ex cavese Bubas che liscia clamorosamente il pallone su un cross basso di Carullo. L'attaccante Federiciano era completamente solo, un rigore in movimento. Al 73esimo ancora una traversa per la formazione di casa, Carnelutti tenta una clamorosa conclusione dalla tre quarti, la sfera si stampa sul legno superiore. Il raddoppio però non tarda ad arrivare. 76esimo, azione fatta partire proprio da Capitan Coccia che attraversa il campo e serve Volpe. Il giovane attaccante tenta una conclusione che viene goffamente respinta da Dini. Sulla ribattuta il giovane Sessa a ravvivare il pallone e a servire proprio Coccia che scarica una conclusione facile a porta vuota. Poi non accade più nulla, non c'è la reazione dell'Andria e il Potenza finalmente può festeggiare la prima vittoria in campionato. Domenica ancora al Viviani con l'ACR Messina.